Proseguono i lavori di riqualificazione nella villetta Burrafato di Via Umberto. Nelle ultime settimane, i volontari del Movimento per la Difesa dei Territori hanno eseguito nei fine settimana diversi interventi all'interno del sito, nello spirito della cura e salvaguardia dei beni comuni. Sono state ripitturate, tra l'altro, le ringhiere, le cancellate, raccolta la spazzatura, costruita una viola con il legno di pino donato dal Corpo Forestale. È stata ridipinta la colonna con la storia di Nicosia e piantati ai piedi dei fiori. Il 31 ottobre il comune ha iniziato i lavori di rimozione dei tronchi rimasti dopo il taglio delle palme causato dall'infezione da punturoro rosso. Un escavatore ha scavato attorno ai due tronchi e successivamente una gru provvederà alla rimozione. Il tutto in vista di alcuni eventi che si terranno all'interno della villetta, tra cui spicca l'edizione 2016 dei mercatini di Natale che si terranno il 16, 17 e 18 dicembre.